Questo programma è offerto da buonasera amici sportivi, benvenuti come ogni martedì sera nel salottino di Controfuga, l'unica trasmissione che tratta esclusivamente la pallanuoto italiana. Non si è giocato nel fine settimana, si giocherà domani nel turno infrasettimanale, mentre invece nel prossimo weekend spazio alla Coppa Continentale, all'Eurocup, con le semifinali di andata che vedranno impegnate Posillipo ed Acquachiara. Parleremo di questo e altro con i nostri ospiti. Vado a salutare la mia compagna di viaggio, Paola Verrazzo. Ciao Paola. Ciao Gianluca, buonasera a tutti. Allora, parleremo anche di Serie B, quindi con i nostri ospiti, perché vince l'Acquaviano nel derby napoletano con il Pomigliano e torna a vincere anche la Zurich Barbato Chessport che batte i siciliani del Pozzillo. Eh sì, ne parleremo dopo. Amplena. Andiamo a conoscere il nostro parterre de roi. Ve li presento subito, un vero e proprio fuoriclasse del Bordo Vasca, ex arbitro internazionale di un palmares ricchissimo, vincitore del prestigioso premio De Stefano. Buonasera al barone Rino Merola. Buonasera a tutti. Alla panchina dell'Acqua Chiara, lui che in passato ha vinto scudetti e coppe campioni su quella rosso-verde del Posillipo ed è anche ex CT del Sette Bello. Buonasera al tecnico acquachiarino Paolo De Crescenzo. Buonasera. E lui è il simbolo, la bandiera di questa Canottieri Napoli in carriera, uno scudetto ed un Eurolega col Posillipo. Buonasera al centro vasca giallorosso, il capitano Fabrizio Buonocore. Buonasera. E da quest'anno difende i pali dell'Acquavion che dopo aver debuttato lo scorso anno in A1 con la Carpisa Yamamaya Acqua Chiara. Buonasera e bentornato a Roberto Ragusa. Ciao, buonasera a tutti. E lo scorso anno ha conquistato la promozione in Serie B ed anche quest'anno difende i pali della Chessport Italia. Buonasera a Carlo Cuomo. Ciao, buonasera. Ed è in studio con noi stasera la squadra di nuoto delle Fiamme Oro, accompagnate dai tecnici Luca Piscopo e Giovanni Montaniello. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
Buonasera ragazzi, allora parleremo tra poco con la scuola nuoto delle Fiamme Oro Napoli. Intanto andiamo a vedere, Paola, la classifica relativa alla Serie A1, il prossimo turno infrasettimanale che si disputerà domani. Esatto, diamo un occhio subito alla classifica di Serie A1. Prorecco guida la classifica con 45 punti, seguita dal Brescia 43, Posillipo 34, Acquachiara 30, Savona 30, Canottieri 25, Como 22, Lazio 18, Boiasco e Florenzia sono a quota 15, Promogest 9 e il Nervi è sempre fermo a quota 0 punti. Andiamo a vedere anche il prossimo turno di Serie A1 maschile, il Nervi contro il Brescia, Nervi contro Posillipo, Canottieri Brescia, Acquachiara Savona, Prorecco Florenzia, Promogest Como e Lazio Boiasco. E allora parliamo subito del massimo campionato di pallanuoto. Abbiamo qui il capitano della Canottieri, Fabrizio Buonocore. Fabrizio, di sicuro una sfida non semplice quella col Brescia, che difficoltà presenta questo match? Beh, Brescia insomma non lo scopro io ora, insomma, è una delle squadre più forti del panorama europeo, quindi è una partita insomma dove noi proveremo a dire la nostra, ma che insomma possiamo affrontare con tranquillità, e se dovesse arrivare un risultato positivo sarebbe insomma un regalo. Prepariamo invece la sfida successiva, che è quella con il Como a Como, che diventa interessante perché ci stiamo giocando probabilmente proprio il sesto posto con il Como. Quindi in ottica playoff, un piazzamento certo. Utile per a fine stagione regolare. E il Brescia, che però abbiamo visto in più partite, è molto bravo a difesa schierata, molto bravo a recuperare palla a uomini schierati e a ripartire in contropiede, ma c'ha un tallone di Achille. Quale potrebbe essere il punto debole di questa formazione? È una squadra ben costruita con, insomma, in tutti i reparti, è vero che gioca molto bene a zona, ecco, magari giocando in una zona molto stretta, se il portiere non è in giornata, probabilmente con insomma, tiratori del calibro di Bergullian, Velotto e Primoraz si potrebbe, insomma, stando molto attenti poi in difesa alle ripartenze di Preciutti e al centro Bobo De Gas, che è molto forte, si può costruire qualcosa. Fabrizio, cosa non ti è piaciuto della partita contro il Posillipo e che cosa non dovete ripetere quindi contro il Brescia? Non mi sono piaciuti i primi 3 tempi su 4, quindi ecco, non bisogna ripetere l'approccio che abbiamo avuto con il Posillipo, dove eravamo molto, insomma, a dispetto poi di quello che ci eravamo detti negli spogliatoi, di entrare motivati e contrastare subito l'avversario. Invece siamo entrati un po' molli e abbiamo consentito soprattutto gli uno contro uno ai loro giocatori più forti, che oltretutto avevamo detto di marcare più stretto, quindi abbiamo fatto il contrario di quello che ci eravamo detti. Speriamo di non fare lo stesso con Brescia. Ecco Carlo, lo scorso anno si diceva che il Brescia era una squadra molto veloce ma non dotata di tanta forza fisica. Quest'anno si sono rafforzati con i due centri, Bodegas e Napolitano, c'è Molina, per cui è diventata anche una squadra ben preparata sotto questo aspetto. Però la Canottieri potrebbe impensierire i Lombardi tramite il gioco veloce, con la velocità. Sì, il Brescia è una squadra ottimamente preparata sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista del nuoto, credo, quest'anno. La Canottieri, sì, come hai detto tu, data la giovane età di molti elementi, potrà forse dare qualcosina in più dal punto di vista del nuoto, anche se il Brescia credo sia attualmente un gradino più in su della Canottieri. Infatti si trova, è lanciatissimo verso a raggiungere il ricco primo. Nonostante ciò, credo che i ragazzi giallorossi daranno in acqua il massimo e credo dovranno puntare a dare il massimo in termini di concentrazione, di mentalità e cattiveria agonistica. Ecco, invece l'Acquachiara, Paolo, ospita il Savona, una gara, Fabrizio prima parlava di una gara importante, quella col Como in ottica playoff, potrebbe esserlo anche quella dell'Acquachiara contro il Savona. Come si affronta questa partita? Vabbè, abbiamo visto la classifica, praticamente siamo a pari punti, quindi ci giochiamo alla quarta posizione sicuramente molto in questa partita. Una squadra che è un mix di giocatori esperti come Mistrangelo, Deserti, Erez, quindi con giovani molto interessanti. È una partita aperta a tutti i risultati. Veniamo da un periodo molto negativo, per cui sarà il primo incontro settimanale che ci offrirà l'opportunità di riscattare un periodo difficile.
Siete tornati da poco dalla Liguria, no? Per questo common training con Recco e Bogliasco. È servito per recuperare la giusta concentrazione in vista poi del proseguio? Lo vedremo da domani. Sicuramente è importante creare delle situazioni motivanti, stimolanti anche da un punto di vista di allenamento. Molte volte la quotidianità o affrontare sempre gli stessi avversari, magari con i quali c'è un rapporto di amicizia, l'allenamento scade molto, quindi di tanto in tanto è necessario un po' immettere nuove motivazioni. Il Savona non è più la squadra che qualche anno fa competeva per il titolo con il Recco, però è comunque una squadra difficile da affrontare e che è candidata per un posto in Europa. Eh sì, praticamente lotta per le prime posizioni, sicuramente quelle aperte, io dico bene o male dal terzo posto in giù, dimenticavo anche Fiorentini come giocatore diciamo esperto, e quindi punterà domani a fare il risultato. È cresciuta durante l'arco diciamo della stagione, e quindi dovremo temere molto da un punto di vista e tecnico e soprattutto la loro possibilità di poter fare contropiedi, quindi lo dico perché lo sanno bene o male un po' tutti che molte volte è il nostro tallone di Achille sul quale dobbiamo fare molta attenzione. Ecco Roberto, tu conosci bene lo spogliatoio dell'Acqua Chiara, ci hai giocato lo scorso anno, gran parte dell'ossatura di quest'anno è comunque reduce dalla passata stagione. Ti sei fatto un'idea di quello che è stato il momento negativo di questa squadra? Che cosa attribuisci questo momento? Ma considerando l'Acqua Chiara una squadra molto fisica, molto pesante, io credo che darà sicuramente il meglio di sé nei playoff. Poi, soprattutto quest'anno con l'esperienza di Paolo, sarà un'arma in più e probabilmente l'arma fondamentale che fino ad adesso forse è un po' mancata all'Acqua Chiara. Fanno una preparazione molto pesante, molto specifica, che si farà vedere alla lunga, alla fine, verso la fine. Quindi credo che questo periodo negativo sia dovuto anche a questi magari periodi di carico, probabilmente anche per questo. Ecco Barone, io ho lasciato a te la disamina finale perché tu conosci bene la realtà della Canottieri Napoli, conosci bene la realtà Acqua Chiara del tuo grande amico Paolo De Crescenzo qui al tuo fianco, quindi vorrei un po' che analizzassi, che facessi un po' da chiusura a questa prima parte con la tua analisi di queste due squadre che entrambe diciamo stanno vivendo un momento diverso ed opposto. Canottieri in crescita, entusiasmo, l'Acqua Chiara dopo un grande inizio anno sta, come diceva Paolo De Crescenzo, attraversando un periodo negativo. Vorrei da te un'analisi. Hai detto tutto tu, quindi io faccio una disamina particolare per quanto riguarda le due squadre da parte mia. La Canottieri Napoli quest'anno è stata una grande rivelazione e ha giocato le partite più belle contro le squadre più forti, quindi questa è secondo me una cosa buona per una squadra giovane eccetera eccetera, quindi si impegna, tranne l'ultima partita con il Posillipo perché c'è stato un momento di blackout, però contro le squadre forti ha sempre giocato bene. Il Savona domani che incontra l'Acqua Chiara è una squadra, come diceva Paolo, che era partita male, ora si è ripresa, quindi domani credo che sarà una bellissima partita, facciamo tutti il tifo per l'Acqua Chiara, è chiaro. Certo, e tra l'altro prego Paolo, dici. No, lo ringrazio. Ah, certo. Barone, ieri e di ieri la notizia che proprio Paolo De Crescenzo è stato riconfermato alla guida per il prossimo anno è stato un segnale importantissimo questo. Importantissimo, sia per l'Acqua Chiara, sia per Roma, per la pallanuoto napoletana. Paolo è un personaggio di primissimo livello, un allenatore grandissimo, bravissimo, e quindi l'Acqua Chiara ha fatto il top dei top. E Paolo, poi c'è un progetto, se ne parlerà nei prossimi giorni, anche per il futuro, no? Per l'Acqua Chiara, a partire già dalla prossima stagione. Vabbè, innanzitutto io ringrazio il presidente Franco Porzio dell'attenzione, ma direi che il progetto lo guardiamo poi
successivamente. Per me è importante vivere il presente domani, presente, diciamo, l'altra partita settimanale è quella di Coppa, dobbiamo stare molto concentrati e direi, anche se non è un attenuante rispetto a tutta la disamina fatta prima, sicuramente l'assenza di un giocatore come Stefano Luongo ha inciso tantissimo. Era forse il giocatore che non doveva mancare nella prospettiva anche di alternative tattiche di gioco, perché ha delle qualità natatorie, un giovane, buon tiratore, ottimo nuotatore. Che tra l'altro è stato con voi, è voluto rimanere con voi in albergo questo fine settimana invece di tornarsene a casa per dimostrare l'attaccamento alla società. Guarda, lo devo contenere, perché è venuto, è stato 2 ore in acqua, sperava di giocare negli allenamenti, però dobbiamo innanzitutto salvaguardare la persona. Sì. Già ha sofferto troppo, ha rischiato, ma lo dico veramente, ha rischiato per delle disattenzioni, di questo già ne ho parlato precedentemente, quindi dobbiamo avere molta attenzione, dobbiamo essere rigorosi e aspettare il momento giusto per accoglierlo. Va bene, e noi facciamo un in bocca al lupo quindi a Luongo e ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, torniamo dopo. E sabato ritorna all'Eurocup con le due formazioni napoletane impegnate nelle semifinali. Sabato quindi alle 20 l'Acqua Chiara giocherà alla Scandone contro i russi del Volgograd, mentre invece il Posillipo volerà a Zagabria per affrontare la Mladost. Sì. Vediamo il servizio. Un weekend da leoni per Acqua Chiara e Posillipo impegnate nelle semifinali di LEN Eurocup rispettivamente contro Spartak Volgograd e Mladost Zagabria. Appuntamento storico per i biancazzurri che dalla loro fondazione appena 16 anni fa non hanno mai raggiunto un simile traguardo. Si giocherà sabato alla Scandone alle ore 20 contro una squadra che di esperienza internazionale ne ha e come. Tante volte infatti i russi hanno disputato la Champions League arrivando anche ai quarti di finale. Il Volgograd si è sbarazzato nei quarti di Eurocup dei connazionali del Dinamo Mosca ed in campionato sono al secondo posto in classifica alle spalle del Sintez Kazan, formazione già affrontata dalla Carpisa Yamamay nel primo turno di Champions giocato a settembre alla Mostra d'Oltremare. Punte di diamante della formazione transiberiana sono Jurcik, Kalturin e Lisunov, atleti con esperienza internazionale anche con la nazionale russa. Volerà in Croazia il Doha Posillipo che invece affronterà il Mladost di Zagabria. Posillipini che vogliono vendicarsi della sconfitta subita qualche anno fa proprio in semifinale di Coppa LEN contro il Savona che avrebbe poi vinto il trofeo. I gialloblu del Mladost si sono sbarazzati del Primorac Kotor nel doppio incrocio dei quarti di finale ed insieme ai russi del Volgograd sono i favoriti per la vittoria del trofeo. In squadra tanti giocatori di calibro mondiale, dall'ex centrobuo del Brescia Lonkar all'esperto Milakovic, dall'estremo difensore campione olimpico in carica Pavic, ancora in forza la sua presenza a causa di un infortunio al gomito, al gioiellino e figlio d'arte Luka Bukic. Saranno due scogli difficili da superare per Acqua Chiara e Posillipo che hanno comunque tutte le carte in regola per far bene e conquistare la finalissima del trofeo continentale. Il crocevia per il passaggio del turno però passa da qui, dalle gare di andata di semifinale. Finalmente la pallanuoto napoletana torna a respirare aria d'Europa. E allora parliamo quindi di Eurocup, l'abbiamo preannunciato e noi in collegamento telefonico abbiamo in diretta da Biella il portiere, l'estremo difensore del Doha Posillipo, Tommaso Negri. Ciao Tommy. Ciao a tutti. Allora Tommy, qui in studio Carlo Cuomo, Roberto Ragusa, Fabrizio Buonocore, Paolo De Crescenzo e il barone Rino Merola, ti salutano tutti quanti. Grazie, ricambio. E parliamo appunto di questa sfida di sabato contro il Mladost Zagabria, il Posillipo che sta avendo un ottimo momento di forma, però ci racconti il match, ci presenti, che match sarà? Ma sicuramente sarà una partita dura in cui noi dovremo partire concentrati dal primo all'ultimo minuto, perché loro sono squadra esperta, abituata a questo genere di partite, a questo genere di intensità di gioco e quindi non possiamo permetterci cali di concentrazione. Stiamo preparandola bene e speriamo di arrivare concentrati. Oggi giochiamo a nervi e lo usiamo come test per avvicinarci a questa partita. Tommy, quanto conta fare risultato nella semifinale d'andata, che per di più si gioca in Croazia?
Sì, conta tanto, come tutte le partite a fare risultato è sempre meglio che non farlo, però la Coppa Lenti offre anche la possibilità di poter limitare i danni per poi dar tutto in casa. Io preferirei far bottino là e in casa, però sì, vediamo. Ecco, ma avete già parlato col vostro tecnico, con Bruno Cufino, che cosa vi ha chiesto? Certo, abbiamo già parlato, perché comunque non ti nascondo che questo è l'obiettivo grande, diciamo la posta grande di questa stagione, la Coppa Lenti. Niente, cioè, ha iniziato a parlarci dei nostri avversari, li stiamo studiando, ci stiamo avvicinando a questa partita con la giusta concentrazione, con il giusto rispetto, ma senza timore. E poi Tommy, c'è, ricordiamo, una semifinale da vendicare, no? Di qualche anno fa col Savona, semifinale di Coppa Lenna. Certo, fa ancora male, perché è una partita che abbiamo lasciato andare là a Savona, in casa avevamo quasi ribaltato, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta portare a casa quella finale che forse meritavamo. Speriamo quest'anno di andare avanti e, perché no, speriamo in un derby di un eventuale finale, anche se penso sia difficile, lo spero. E allora Tommy, io ti saluto, ti faccio un grosso in bocca al lupo, ti salutano tutti quanti qui dalla trasmissione Controfuga. Posso dire una cosa? Prego Barone, prego. Ciao, Ridomerola, il tuo ruolo domani è determinante, perché sai perché? Perché la Mlado, sia, la conosco benissimo, c'ha dei tiratori fortissimi, quindi il tuo ruolo sarà determinante. Para benissimo, così al ritorno ce la facciamo. Allora, speriamo. Ringrazio, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao. Ciao a tutti, ciao. In bocca al lupo a Tommaso Negri, Aldo Aposillo, impegnato sabato in Croazia. Proprio Fabrizio, tu che hai vinto in Europa, conosci la pallanuoto internazionale, questa formazione croata è una formazione molto fisica, giocatori importanti, Lonkar, Milakovic, c'è Luka Bukic, giovanissimo, classe 95. Che cosa ci vorrà per battere questa formazione, questo Zagabria? Ah, sicuramente ci vuole il miglior Posillipo, ci vuole una difesa di ferro, anche perché giocare lì è una piscina veramente calda, è un tempio della pallanuoto, ci saranno i guru della pallanuoto, tutti a bordo vasca, quindi la Mladost sarà parecchio carica. Ecco, farli stare per tre tempi magari che non riescono a sbloccarsi in attacco, quindi con una gran difesa, potrebbe giocare psicologicamente a favore del Posillipo. Carlo, l'arma sulla quale può contare questo Posillipo contro la Mladost, quale può essere secondo te? Ma credo che il punto di forza di questo Posillipo sia il gruppo. Ci sono molti ragazzi che giocano insieme sin dalle giovanili, e nonostante, come è stato detto anche nel servizio, la società croata è tra le favorite per la vittoria finale dell'Euroliga, il Posillipo può contare su questo grande gioco di squadra, e soprattutto in questo sport l'intesa fra ogni singolo giocatore della squadra è molto importante. Inoltre ci sono individualità note come lo stesso Negri, Klikovac e Gallo, sperando che riesca a recuperare da questo piccolo infortunio. Ecco, invece sabato alla Scandone alle ore 20 l'Acqua Chiara Paolo ospiterà i russi e il Volgograd, russi che sono alle spalle in campionato del Kazan, stanno preparando al meglio la partita, però che squadra andrete ad affrontare? Anche il Volgograd è una squadra molto fisica. Sì, sì, estremamente fisica. Vabbè, diciamo sul piano fisico, ecco, l'abbiamo detto prima, lo siamo noi altrettanto, però con giocatori di esperienza internazionale. Poi una squadra che ha puntato sin dall'inizio, pur stando e partecipando alla selezione di Champion, a voler vincere l'Eurolega, quindi praticamente è una formazione che sarà molto motivata, anche se fisica, comunque capace anche di portare il gioco sul piano natatorio, compatta. Immaginate che in questo momento sta Budapest a preparare la partita, quindi una squadra molto preparata, quindi farà 2-3 incontri di allenamento con le squadre maggiore, quindi ci tengono tantissimo a superare il turno. Sì, sono molto preoccupato per quanto riguarda queste nuove regole che hanno messo, perché specialmente nel campionato italiano se ne vedono di cotte e di crude, giustamente gli allenatori certe volte sono loro perplessi, non capiscono più niente di queste regole.
i miei colleghi fanno del tutto certe volte per cominciare bene per poi finire male. Io sono dell'idea che anche in campo internazionale bisogna stare molto attenti, perché non si sa a che cosa si va incontro, perché tu sai benissimo che ci sono benedetti arbitri che non vengono da nazioni di grande interesse pallanotistico, quindi sono anche non preparati bene a questi nuovi regolamenti, quindi speriamo bene di avere degli arbitraggi all'altezza della situazione. Ma quanto conta in questa sfida l'esperienza in campo internazionale? Secondo te? L'esperienza in campo internazionale è importantissima, del resto sia il Posillipo che le altre squadre che verranno a giocare qua o che giocano con loro fuori hanno dei giocatori di esperienza in internazionale. Oramai l'Eurolega è diventato un campionato fortissimo, quindi devono stare molto attenti, ogni partita c'è un risultato a sé. Roberto, quale dei tuoi ex colleghi può fare la differenza secondo te? Ma credo, come poi spesso succede nelle partite di pallanuoto, Miro Kacic sicuramente potrà fare la differenza, perché comunque si parla di squadre fortissime, certo, tiratori sì, fortissimi, per cui se il portiere para da subito allora la partita si mette diversamente, e comunque ci vuole poi grande aggressività da parte di tutti quanti, cioè far sentire la presenza fisica conta tantissimo. Che è un fatto stranissimo, che io vedo dappertutto, che come ha detto lui, il portiere para, quelli, il portiere basta che fa uno o due interventi all'inizio, si carica e poi dopo viene tutto determinante. Se piglia un gol, due gol, il portiere si scarica, e quindi Paolo, che è il maestro in questo, lo saprà, che basta caricarsi. Speriamo bene che si carichi, fa una grande parata tutte e due, e quindi vanno. Andiamo. Un bel derby in finale, no? Perché no? Con tutti gli scongiuri possibili e immaginabili. Fabrizio, però, questo Volgograd, che è una formazione che comunque fino a qualche anno fa disputava la Champions League, ricordo che puntualmente la Prorecco beccava la trasferta a Volgograd, quindi anche i tuoi amici Maurizio Felugo, era una botta in fronte per loro farsi questa lunga trasferta a Volgograd. Quando ti trovi una squadra del genere di fronte, come la si affronta? Come la devi... E sicuramente, ecco, l'aspetto mentale all'inizio è importante, ecco, non accettare le mani addosso dell'avversario che vuole metterti sotto psicologicamente, e poi capire subito come gli arbitri interpretano la partita. Quella è la cosa fondamentale, capire subito se si può giocare mani addosso oppure bisogna nuotare, far vedere che l'avversario trattiene o fa un gioco troppo aggressivo. Barone, ma abbiamo detto quindi che l'adattamento a questa nuova direzione arbitrale, queste nuove regole, è importantissimo. In Europa più che mai, perché poi vediamo anche che in campionato si arbitra in una certa maniera, in Europa, proprio per quello che dicevi tu, perché gli arbitri magari dai paesi minori non sono abituati ad arbitrare, a dirigere un certo tipo di partite. Però la tua pagella a questi arbitri internazionali, stai vedendo tante partite di World League, ma come si stanno comportando? Guarda, io come ho detto prima, quelli là che vengono dalle nazioni di una certa pallanuoto, per esempio i croati, gli ungheresi, stanno andando discretamente bene, loro, c'è una certa filosofia, perché la filosofia dell'arbitraggio nella pallanuoto è importantissima. Io sono stato sempre dell'idea che la pallanuoto la fanno i giocatori, la fanno gli allenatori, non la fanno gli arbitri, quindi gli arbitri non devono essere gli attori nella partita. Io spero che questi qua che vengono dai paesi paradossalmente un po' non all'altezza delle grandi prestazioni, eccetera, eccetera, si adeguino a questa cosa, altrimenti che l'impatto di queste nuove regole è stato buttato talmente velocemente all'inizio dei campionati, sia nazionali che internazionali, che poi ci sono state queste discrasie che vanno avanti sempre. Ti posso fare una domanda, ma in che cosa vedi praticamente la negatività della nuova interpretazione arbitrale? La nuova interpretazione arbitrale questa, che in un certo momento loro tendono a fare momenti in cui, specialmente negli esterni, io la pallanuoto negli esterni, questo, se tu sei la pallanuoto negli esterni, basta che uno tocca un giocatore, certe volte viene buttato fuori, mentre prima il centravanti viene affondato, viene fatto eccetera eccetera, si fa giocare. Dimmi tu quando un centravanti viene affondato, cinturato e viene poi in un certo momento alla palla, come può giostrare la
in quel momento la palla. Quindi io credo che la filosofia sia più nel giostrare, nel fischiare certe volte dei falli feroci contro il centravanti, che gli esterni che devono a un certo momento fare il loro gioco, mentre tu nel momento in cui esci e vedi un esterno che entra eccetera eccetera, gli metti la mano davanti e questo viene buttato fuori. E poi c'è anche il fatto del tiro di 5 metri, è una cosa che a un certo momento uno non può, con la mano alzata, stare avanti all'alzata dei 5 metri che viene buttato fuori. E bisogna stare molto attenti a questo, perché nel momento in cui tu ti butti addosso a colui che sta per tirare, sì, ma se stai a mezzo metro di distanza con la mano alzata e gli fai un fallo normale, cioè un fallo normale, metti la mano alzata, non puoi andare fuori. Mentre ultimamente io vedo buttare fuori determinati giocatori quando poi non fanno niente, quindi lasciare un po' più giocare certe volte. Posso dire, guarda, ti dico che ho visto sia in campo nazionale che internazionale, ma anche da parte di arbitri esperti, famosi, che hanno fatto Olimpiadi mondiali. Mo per esempio l'ultima partita della nazionale italiana, primo tempo, era arbitrato da un croato, ora non ricordo l'altro, di quale nazionalità, però nazionalità importante, un serbo. Nel primo tempo penso che abbiano dato intorno alle 12-15 espulsioni, quindi ho visto anche nel campionato italiano partite arbitrate da arbitri di grande esperienza, che il loro gioco era a chi buttava di più fuori, e allora dipende anche dalla capacità. In effetti non è che ci sono nuove regole, è l'interpretazione che è stata modificata, cioè viene punito chi impedisce di far gioco, però certe volte si esagera, perché mi sembra che qualche volta gli arbitri si divertono, no? A determinare il gioco, quindi sostituiscono sia i giocatori che l'aspetto tattico della partita, quindi dovrebbero alcune volte avere moderazione e capire che un falletto inutile, come tu dicevi giustamente, che non impedisce, però che è al limite della condizione e della regola, viene punito. Poi l'altro si carica di più, l'altro arbitro, cioè e fa di più. Basti pensare che nella è un gioco tra le delle parti. Io dicevo sempre, io ho sempre detto anche ai giovani colleghi quando mi ponevano certe cose, che il regolamento della pallanuoto è sacrosanto, ma la filosofia del regolamento, del fischiare della pallanuoto, è tutta un'altra cosa. Bisogna stare attenti, come hai detto tu, a tutte queste piccole cose, e certe volte andare avanti e non fischiare determinate cose ne guadagni lo spettacolo. Cioè, concludo, perché per me è impossibile che una partita possa avere 36-37 espulsioni e un'altra partita 13-14. Giusto. Vuol dire che praticamente o le due squadre erano impazzite in quel momento e si menavano in acqua. Anche perché l'interpretazione vede, arbitrale no, ha preso un'altra strada. Anche perché chi vede il pubblico, già è molto difficile capire certe volte il regolamento della pallanuoto, specialmente chi lo vede per le prime volte. Ma spesso e volentieri parecchi colleghi esagerano, come tu hai detto, nel fischiare, e quindi qualche volta il fischio. E te ne accorgi, però tu hai parlato di fischiare dal tono del fischio, cioè, con un pizzico di presunzione, arbitri, no? Sì. Ci sono arbitri che fischiano talmente forte perché c'è quasi una competizione con il gioco per determinare praticamente. Ma basti pensare che nella prima partita c'erano ufficiale grandi arbitri che quasi non si sentiva il fischio perché i giocatori già sapevano del fallo che aveva. Paolo, nella prima partita ufficiale con le nuove regole che fu arbitrato il Vasas ufficialmente, a chiusura partita ci furono 33 espulsioni in tutto il gioco, quindi una cosa assurda. E poi Fabrizio, se ben ricordi, queste nuove regole furono spiegate durante il Memorial d'Angelo a praticamente 2 settimane dall'inizio del campionato. Assurdo. Io mi ricordo quella, sì, là, mi pare che si fece alla mostra d'Oltremare. Alla mostra d'Oltremare venne il presidente del GUG, l'amico Petronilli, e venne a spiegare determinate cose. Ma io mi ricordo che in quelle partite certamente non si capì niente. No, furono molto. Ma poi è ulteriormente cambiato. Sì.
perché poi durante il campionato all'improvviso, senza dire niente ad allenatore e giocatore, è cambiato, perché ora invece lasciano più giocare sul centrobola, per esempio, rispetto a quello alle che diceva direzioni... la Coppa Italia, dove il centrobola non poteva andare sotto, non si potevano mai mettere le mani addosso al centrobola, due mani addosso. Ora invece è ricambiato, non avevano detto niente a nessuno. Anche la regola che non si poteva nuotare sui piedi dell'avversario, adesso non c'è più. Non c'è più. Vabbè, saremmo arrivati all'esasperazione. 100 espulsioni a partita. Perché se non puoi nuotare. Ma però dico, ci sono delle regole, applichiamola, altrimenti non la facciamo la regola, giusto? Cioè non la creiamo proprio, bello. Ingarbugliamo. È così bello vedere una partita di pallanuoto, e questa è la cosa più bella, specialmente per il pubblico, che non ci sono tante espulsioni, andare e venire contro fuoco, quella è la vera bella pallanuoto. Ma poi soprattutto io da profano dico che è bello vedere la lotta al centro, sono tutti questi gesti però, tecnici che... Però si è esagerata negli ultimi anni, precedente a questo, nella esasperazione proprio del rapporto fisico estremo, quindi dipende sempre dalla capacità, dall'interpretazione, dall'atteggiamento degli arbitri relativamente, se una partita non va oltre certi toni è inutile accanirsi, se chiaramente si pigliano a cazzotti al primo secondo, là c'è la sanzione. E allora è importante l'intervento. Vedi il maestro delle scienze come, come dice bene. Faremo una puntata a parte. Sì, no, perché tira tantissimo questo argomento, assolutamente. Sulle regole arbitrali. Va bene, noi ci fermiamo per l'ultima volta e ritorniamo tra pochissimo per l'ultima parte di Controfuga, tra poco. E allora, eccoci rientrati, Paola? Sì, Gianluca. Per andare subito a presentare i nostri amici? Sì, assolutamente. Allora, li abbiamo presentati prima, c'è la formazione di nuoto delle Fiamme Oro. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Accompagnati dai tecnici, insomma, però presentatevi voi, avete il microfono. Allora, io sono Luca Piscopo, uno dei tecnici del gruppo sportivo Fiamme Oro Napoli, e abbiamo una piccola rappresentativa di quello che è il nostro centro giovanile, con dei giovani atleti tesserati con noi, che però non sono vincolati come, diciamo, gli atleti più grandi, sono liberi del tesseramento, sono Carmine Montella, Nicoletta Bullone ed Emanuele Russo. Ci sono Fabiana Lambetti e Mario Sanzullo, che sono due napoletani cresciuti sportivamente alla Canottieri Napoli ed entrati a far parte qualche anno fa con noi, con la polizia, con il gruppo sportivo Fiamme Oro. E c'è alla mia sinistra il nostro sottufficiale tecnico Giovanni Montariello. Volevamo un po' sapere dei vostri risultati in questa stagione. Noi siamo reduci da una trasferta, oserei dire, gloriosa in Argentina, in terra d'Argentina, dove abbiamo vinto con Fabiana. Fabiana qui alle mie spalle ha vinto la Maratona Internazionale di Rosario sulla distanza di 10 km ed è arrivata seconda in una gara lunga 57 km. Complimenti. È veramente una performance eccezionale. Dobbiamo fare un applauso, dai, a questi ragazzi. Solo a pensare. Nove ore di gara nel fiume Paranà, veramente ha fatto un'impresa. E poi c'è Mario, il nostro giovane che è arrivato secondo a Rosario. E facciamo un altro applauso. Alle spalle di un altro nostro rappresentante, che è Simone Ercoli, che noi qui abbiamo una piccola rappresentativa, che alle nostre fila c'è anche la medagliata olimpica Martina Grimaldi, oltre ad altri atleti di caratura internazionale. Tantissimi allora. Ci difendiamo, ci difendiamo, anche perché il nostro è un gruppo storico, le Fiamme Oro sono nate nel 54 con dei protocolli proprio voluti dal Ministero dell'Interno e il CONI, e qui a Napoli sotto la guida di Peppe D'Angelo abbiamo festeggiato lo scorso anno con l'organizzazione di un campionato italiano di 10 km, 25 anni della nostra sezione. Cerchiamo noi ringraziamo Peppe D'Angelo per la collaborazione, per averci inviato è stato team. Un piacere da parte nostra, ecco, siamo vicini agli sport acquatici, anche se gareggiamo in acque libere, e quindi per noi è un onore e un piacere essere qui. Quali sono i prossimi appuntamenti? Il 6 marzo i ragazzi partono per un collegiale in altura con la nazionale, dove poi finalizzeranno la preparazione svolta lì in Messico con una tappa di Coppa del Mondo, e poi ci saranno i campionati italiani assoluti di Riccione e le selezioni che si svolgeranno durante i campionati italiani di Bracciano per gli europei di Berlino, che ci saranno ad agosto insieme al nuoto e alla pallanuoto.
E in bocca al lupo. In bocca al lupo. Vi aspettiamo al più presto. Allora, posso fare una domanda alla ragazza che certo, è stata, perché mi ha molto intrigato questo fatto che ha fatto sta maratona di 50 e più di ma 50 chilometri in acqua, 50 e passa chilometri in acqua, dopo che fai 50 chilometri, come ti senti quando arrivi? È un po' stanca, ovvio. Sicuramente mi sono sentita stanca. Perché 50 chilometri sono era veramente una distanza notevole. Sì. Bravo, notevole. Sì, diciamo che è una delle gare più lunghe al mondo e quindi le sensazioni sono state sicuramente stanchezza, però allo stesso tempo sono stata emozionata per il risultato, quindi tutta la stanchezza l'ho sentita poi dopo, nei giorni. Questa maratona si svolgeva a mare oppure in un fiume? No, nel fiume. Ah, nel fiume, quindi... Sì. Correnti, sì, a favore di corrente. Sono correnti, sì, a favore di corrente. A favore di corrente, quindi di 57 km a favore di corrente. Meno male. E pensare che i pallanuotisti per 2 km si lamentano, non vogliono nuotare. Qui ci sono questi esempi. Io l'ho fatto anche io, era circa 15 km nella Marna a Parigi. A un certo punto feci uno scatto, pensavo fosse l'arrivo, era a metà percorso. Dopodiché rimasi quasi paralizzato. Allora, veramente in bocca al lupo a tutto il gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Grazie. E torniamo però a parlare di pallanuoto, perché voltiamo pagina, parliamo della categoria cadetta, Serie B maschile, vediamo i risultati dell'ultimo turno. Eh sì, andiamo subito a vedere i risultati anche con la grafica. Girone 3, Pomigliano, Del Bo Aquavion 17-4, Rarinantes Napoli Latina 6-4. Per il girone 4 invece c'è Sport Pozzillo 14-11, Cus Palermo Arechi 8-10. E allora, vittoria per la Del Bo Aquavion, Roberto, partita senza storia contro il Pomigliano, abbiamo detto una formazione rinnovata lo scorso anno, però grande prova di forza da parte del vostro team. Beh sì, era importante vincere, è stata una partita comunque iniziata non male, però toni molto bassi, 1-1, 2-1, sì. Mi pare che è finito il primo tempo, sì, 2-1. 2-1, 3-2, e niente, poi comunque dopo abbiamo preso il largo, era importante vincere. Adesso la partita importante sarà sabato con il Potenza, che comunque è la squadra che retrocede alla 2, tanti ragazzi che giocano insieme da molto tempo, da molti anni, quindi non sarà assolutamente una partita difficile, poi comunque un derby, sia noi che loro ci teniamo a vincere. Ci sarà poi un altro mezzo derby, quello col Basilicata Nuoto, ci presenti la partita? Sì, è appunto come dicevo, sarà una partita di Basilicata Nuoto e Potenza. Sì. Per noi è una partita importante. Una partita, sì, per noi, per tutti, sì, noi è Potenza, sì. Sarà una partita molto. È una partita importante che dobbiamo vincere. Il campionato è lungo, è iniziato da poco, e è molto livellato. Il campionato di Serie B è un campionato un po' particolare, magari squadre sulla carta nettamente più forti poi perdono o pareggiano. E è un po' strano, dove è influenzato molto dagli arbitri, perché se in A1 fanno gli errori, vi lascio immaginare in Serie B. Questo fenomeno qualche volta anche in A1 capita. Sarà importante, sarà importantissima quella, sì, partita contro. Molto importante. Molto, ecco, importante per proseguire bene. E noi già abbiamo il servizio relativo proprio all'ultimo turno di Serie B, dove abbiamo visto la Del Bo Aquavion, ma abbiamo seguito con le telecamere la Cesport Italia che ha battuto appunto il Pozzillo. Vediamo il servizio. Sorridono Aquavion e Cesport nella sesta giornata di Serie B maschile. La formazione grigio-verde fa su il derby contro i cugini del Pomigliano Sporting Club, chiudendo il match sul punteggio di 17-4. Dopo un inizio in sordina, i ragazzi di Bencivenga prendono subito il pallino del gioco e cominciano a segnare una valanga di reti nella porta difesa dal classe 95 Iasevoli. A bersaglio per l'Aquavion tutti i giocatori di movimento, ad eccezione del solo Maglitto. Per il Pomigliano, tripletta di Centanni e rete nel finale di Nebbioso. Colpaccio per la Zurich Barbato Cesport, che respinge l'assalto della polisportiva Pozzillo, conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza. Dopo un botta e risposta tra le due compagini, arriva l'allungo dei ragazzi di Mister Vasche, che si riportano in vantaggio di 4 reti. In men che non si dica, gli etnei recuperano lo svantaggio accumulato e si portano in parità 6-6. La Zurich Barbato non ci sta e con Fabiano Edelmo trova l'allungo decisivo, incrementando il divario fino ad arrivare sul +5. A questo punto un piccolo rilassamento dei gialloblu e di Tulipani realizzano le ultime due definitive ed inutili reti,
punti che fissano il punteggio sul 14-11 finale. Vittoria importante per la società vomerese che adesso potrà affrontare con maggiore tranquillità l'insidiosa trasferta di Salerno della prossima settimana. Un review dello scontro che l'anno passato vide imporsi la Zurich al termine di una sfida dalle mille emozioni. Al termine delle ostilità ha parlato il tecnico della CESPORT Italia Giancarlo Vasche. Noi siamo una squadra giovane con poca esperienza e quindi commettiamo degli errori che quando la differenza in acqua è abbastanza sensibile come oggi riusciamo a recuperare. Quando invece non c'è questa grossa differenza, temo possiamo pagarla cara. Quindi spero che tutte queste partite ci possano fornire esperienza e in maniera tale che appunto possiamo ridurre questi cali di concentrazione che con squadre un po' più attrezzate possono essere fatali. Allora, potenza di TV Luna, anche se è stata la partita della CESPORT essere ripresa, avevamo anche le immagini del Bo Aquavion, quindi abbiamo fatto questi altri, siamo ubiqui. Ecco Carlo, vittoria invece parlando di CESPORT Italia contro il Pozzillo, vittoria importante contro una diretta avversaria per la salvezza, era importantissimo vincere. Esatto, da neopromossa il nostro obiettivo è proprio la salvezza, una salvezza tranquilla, e vincere contro il Pozzillo era fondamentale perché come detto tu è una delle dirette concorrenti per la salvezza. E fortunata noi abbiamo iniziato molto bene, abbiamo approcciato come spesso ci capita alla grande, però nel secondo tempo abbiamo iniziato un gioco molto passivo, infatti da 6-2 ci hanno rifilato un parziale di 4-0 e ci hanno raggiunto appunto sul 6-6. Fortunatamente dal terzo tempo abbiamo reagito bene, la partita si è conclusa sull'unico esito che per noi era l'unico esito che per noi era quello della vittoria, erano i 3 punti. Fortunatamente la vittoria è arrivata. E la prossima settimana siete a Salerno per sfidare la Rechi. Che partita sarà? Sì, è il derby del nostro girone, perché la Rechi è l'unica squadra campana oltre alle siciliane, al Cosenza e al Bari, e sarà una partita difficile. Giocheremo a Salerno dove il pubblico sarà tutto per la squadra di casa. E la Rechi è una squadra in gran forma che sta facendo un ottimo campionato e può contare su importanti individualità come Iannicelli, che ha giocato in categorie superiori, e inoltre a ragazzi molto interessanti anche di classe 97 che in molte partite sono in grado di fare la differenza. Sarà una bella partita. Ecco Roberto, tornando un attimo sull'Avion, sulla Del Bo Aquavion, abbiamo tra l'altro le immagini del bellissimo impianto di Brusciano, è stato annunciato sia dal presidente Fabio Coda che dal tecnico Fabio Bencivenga che potrebbero esserci anche con la crescita del vivaio degli inserimenti all'interno della Rosa per far crescere anche i ragazzi proprio della cantera vomerese. Sì, vabbè, molto. Penso che questo sia un obiettivo importante della società, comunque non è nata da tantissimo tempo, però puntare sui giovani è sempre fondamentale. Già qualche volta, avendo una struttura del genere, sì, una struttura bellissima, devo dire che in campagna credo ce ne siano poche belle come la struttura dell'acquario. E già qualche volta è venuto qualche ragazzo a fare allenamento con noi, anche il portiere. Sono dei ragazzi. Sì, sì. Promettenti, sì. La struttura che loro hanno a Brusciano è veramente una cosa eccezionale. Io sono stato ospite di mio genero, Francesco Postiglione, che sta sempre là, eccetera. E veramente in Campania ce ne sono poche di strutture così belle, così funzionali, e spero che quella squadra con quella struttura possa fare un salto di qualità. Bene, e noi siamo arrivati al momento dell'intervista fotografica. Sì. Era un po' di tempo che non la facevamo, non la proponevamo a qualcuno dei nostri ospiti. C'è un piccolo omaggio. Un piccolo omaggio, sì, lo facciamo a Rino Merola. Allora, un regalo, sì. Grazie. Ovviamente, insomma, non so se conosci la nostra intervista fotografica, ti proponiamo delle fotografie, ci fai un commento su ognuna delle foto che ti facciamo vedere. Chissà dove sono stato preso. Le abbiamo rubate. Allora, questa è la prima. Canottieri Napoli. Ce le devi commentare.
Stai riflettendo? Che vuoi commentare? Oramai saranno passati 40, 50 anni là, figurati. Vabbè, andiamo. Siamo emozionati, va bene. Che poi queste fotografie sono veramente sono delle belle cose che uno veramente conserva con il ricordo, con grande nostalgia, diciamo così. Chi erano i tuoi amici più cari tra questi che vediamo? I tuoi amici più cari tra questi? Io ho senza occhiali, quindi non li riesco. C'è Fritz, Piero Di Stefano, Ubi. C'è Fofo Buonocore in basso, accovacciato. Cristian Schormaier. Io credo che sono Fofo Buonocore, Gigi Mannelli. Sono personaggi molto più famosi di me, quindi è il top della pallanuoto napoletano, specialmente di me. Claudio pure. Sì, è il top. Esatto. Bellissima, grazie. Questa è una fotografia meravigliosa. Molto grazie. Bella, sì. Molto bella. Andiamo avanti. Questa. Atlanta 96, cosa ti ricorda? Questa cos'è? Atlanta? Sì. Questa è ad Atlanta, è stata l'ultima Olimpiade che io ho fatto e c'ho un ricordo meraviglioso, perché io mi ricordo che con quella, l'ultima partita che feci, lo speaker, questo oramai lo sanno tutti, vabbè, lo voglio ripetere perché mi emoziono anche a dirlo, lo speaker gli disse: questa è l'ultima partita che l'arbitro internazionale Merola fa nella sua carriera, e io dopo la partita presi fischietto e bandierine, perché allora si usava ancora la bandierina, fischietto e bandierine, e la lanciai al pubblico, quindi non ti dico che cosa. E c'è anche un piccolo aneddoto, mi hanno raccontato che cantasti Io solo mio. Vabbè, quella è se ce ne intoni giusto, guarda, 10 secondi di Io solo mio, vai Barone, vai. Quella è una cosa che oramai faccio ancora, Se ci intoni 10 secondi di Io solo mio. Complimenti. Sanremese, a Mauri Perez, sì, sarà ospite a Sanremo, sì. Esattamente. E questo signore chi è? Questo ragazzo giovane, simpatico, avvocato, il più bravo ragazzo che io conosco, ha sposato mia figlia, ottimo pallanuotista, ottimo avvocato, uno zuccherino. Va bene, andiamo avanti. Quarta fotografia. Manuele Stiarte è stato uno dei giocatori che mi ha dato più da fare, perché lui chiaramente grandissimo giocatore eccetera eccetera, certe volte non accettava con la mia filosofia dell'arbitraggio, certe volte voi sapete che tutto quanto io quando arbitravo avevo un modo di arbitrare particolare, molto sorridente, molte cose eccetera eccetera, e lui spesso e volentieri quando io gli chiamavo un fallo, lui aveva la grandissima cosa che quando si fischia il fallo al giocatore è importante che il giocatore batta la palla, giusto? No. Sì. Lui non batteva mai la palla, pigliava la palla, la metteva sott'acqua, non la staccava dalla mano, quindi non ha mai battuto un fallo. Io certe volte chiamavo fallo contro e lui se l'è presa da morire, tant'è vero che prima delle Olimpiadi di Atlanta, che noi facemmo uno stage a Montreal con la Spagna, lui disse: speriamo che Merano non ci arbitra ad Atlanta, perché sennò chi lo sa che cosa succede. Comunque grandissimo giocatore. Questa è. E questa è una partita che ci sta. Giornalisti ungheresi arbitri. Sì, questa è una delle partite che noi facevamo durante le coppe internazionali, delle grandi cose, di arbitri e giocatori, credo perlomeno. Tu sei quello lì a destra, l'ultimo. Aspetta, questo è del 18, 1918. Questa è, ci sta. Sembra. Se io vedo il di Weber. E Geoff di Weber. Weber, sì. Innovate, figurati, quindi è una cosa che ti ricorda perlomeno. Tu dove sei? Gli anni. È in alto a destra. Sono, sì, in alto a destra. Ah, si vede il fisico. Il fisico. Questa è una fotografia del 72-71-72. Ma tu hai giocato mai? 40 anni fa. Mai. Io non so nemmeno che cosa significa il pallone di pallanuoto. Non ho mai giocato a pallanuoto. Vabbè, che cosa mi ha dato il là ad arbitrare la pallanuoto? Io provengo dal calcio, ho fatto l'abito di calcio, provengo dal basket, ho fatto l'abito di calcio, forse sono uno dei pochissimi arbitri in Italia,
non dico al mondo, ma che ha fatto tre sport con tesserata, con tessera ufficiale, eccetera, eccetera. E quindi dopo il calcio, dopo il basket e contemporaneamente al basket ho arbitrato la pallanuoto. E quindi questo mi ha fatto molto, diciamo, fare esperienze in questo campo qua. Però la palla in mano della pallanuoto mai presa. Altra fotografia, un'altra storia. Allora, vecchie glorie contro giornalisti. Questo tutti gli anni si ripete, tutti gli anni si ripete questa partita bellissima al circolo che hanno tirato Napoli, il 1° luglio alle ore 12 si sta questa partita, che poi alla fine della partita, che chiaramente devo... Aspetta, non annunciare. Adesso lo vediamo. Prossima foto. Prossima. Devo addomesticare nel risultato. Eccolo. Alla fine della partita è un fatto normale che io vengo buttato in acqua e quindi alla fine della partita ci sta l'allenatore solito Enzo Palmieri che qua mi viene e mi butta in acqua. Eccola qua. Questo è prima il salto e poi continua. Mi raccomando, quest'anno almeno chiamami qualche espulsione in più, mettiamoci d'accordo già adesso per farci vincere. Ci fai sempre pareggiare. Tieni gli equilibri. E che ci vuole per mandare a pareggiare? E poi ci sono i fratelli Porzo in acqua che vogliono sempre la palla. Comunque è un appuntamento meraviglioso, perché veramente sì. La pallanuoto in quelle cose si vedono determinati giornalisti, gli ex giocatori, le cose. È un momento per la pallanuoto napoletana bellissimo. Bellissimo, assolutamente. E grazie allora Rino Merola per averci, insomma, regalato questi aneddoti. No, grazie a voi, perché sono fotografie e cose bellissime che mi hanno fatto un po' rivelare tutta la mia carriera. Grazie. Grazie al barone Rino Merola per essere stato qui con noi. Grazie a Paolo De Crescenzo. Grazie a voi. Grazie mister, grazie Fabrizio Buonocore per essere stato qui con noi, grazie a Roberto Ragusa, a voi. Grazie Carlo Cuomo e grazie alla squadra delle Fiamme Oro Napoli, grazie ragazzi per essere stati qui. Un ringraziamento anche ai tecnici Salvio Turco e Michele Marzullo, in regia Mario Chidini e Federico Scadozza, grazie. Vi ricordiamo che noi andiamo in onda ogni martedì alle 20.30 su Teleluna e Luna Sport e in streaming sul sito www.lunaset.it. Grazie Paola Verrazzo, ci vediamo qui martedì prossimo. Assolutamente sì, grazie a voi. Un grazie a voi amici da casa per la cortesia. Attenzione, vi rimandiamo sul programma, sul palinsesto Luna 7, TV Luna e Luna Sport, come ogni martedì vi auguriamo. Buona controfuga a tutti. Questo programma è stato offerto da...